Pioggia continua e nebbia renderanno più sfiancante l'accanito incontro. Skoglund se ne va veloce a sinistra, controlla l'avversario e allunga al giovane Fraschini, che saetta in rete il primo gol interista. Pareggia subito il Bologna con un secco colpo di testa di Pivatelli su corner. Riattacca l'Inter, Campagnoli trova il corridoio giusto, ma Giorcelli in tuffo ferma il bolide. Non può far nulla però sul tiro di Fraschini e l'Inter torna in vantaggio. Burrasca nella ripresa, tira Randon, Ghezzi respinge alla brava, tira la Forgia, ancora Ghezzi salva, tira in mischia Pilmark, Ghezzi dentro la porta ferma in due tempi sulla linea. I bolognesi reclamano il gol, l'arbitro dice che la palla non è entrata e così conferma anche il segnalinee. Va via ancora Skoglund da sinistra e piazza secco il tiro. Gol e tre per l'Inter. Cappello di testa segna la seconda rete del Bologna. Ma l'Inter conserva la vittoria, mentre le discussioni continuano.